concorrente numero uno ha alcuni decibel più alti d'Italia. Minchia. Mi impegnerò al massimo, ma non posso vincere. Wow, bello. È impossibile. Ma mi avete visto? Che sono stato... Ok, questo è... L'unico modo che ho pensato è di fare l'ano con la bocca per non ridere. Cioè così. No! No, comunque sai che non sta fermo un secondo. Sì, ma per grazie! Io so tante cose. No, ti prego, no! Ce n'è una! No, ti prego! Posso dire? Vorrei che uscissi per primo, Angelo. No. Perché, scusami? Non lo so, hai istinto. Ha già rotto il cazzo. Quanti anni hai, Elio? Tu, mo, appena suonano i cavalli... Me ne vado. No, stai vicino a me sicuro. Ma non sono i cavalli, è la tromba. Cioè, sì, però io mi immagino che portano i cavalli. Mo ci vuole mezz'ora per adattarci a questa nuova convenzione sociale che parliamo seri. Angelo, finiscila. Finiscila di fare il divertente. Però non sto ridendo, sta funzionando. Vattene, Angelo, vattene! È un incubo questo gioco. No, non mi sto... No, non voglio niente, grazie. Frank, stai fermo. No. Hai fatto 6 chilometri. Mi dovete dire l'ingrediente principale, vodka ovvero... Sour. Guarda, sono rivolto verso di... Vodka sour. Perfetto. Una foto a Fru, vieni Fru, ti faccio una foto. No, non ti fa niente. È una foto, è per il ricordo. Io pure. Sei uscito da Dio. Elio, ti posso fare prego, una foto? Prego. Ma senza il flash. Alle opere d'arte bisogna fare senza il flash. Bellissima. Questo gatto che dice mi piace essere un comico stava per farmi crollare. Elio, non dire mai più una cosa del genere. No, questa è che risata che ti si fa! Scusa. Ok, io mi sto integrando. Nel senso mi sto rilassando. Comunque, vi vorrei far vedere una cosa. E la vado a prendere. Non è uno zaino, è lo zaino, fa ridere, ma non così. Quell'oggetto farà fuori qualcuno. Secondo me questo ti piace assai proprio a te. Mamma mia, la sta sfidando. Bello. Mo quando lo giro lo sapete che succede? Madonna, quanto fa ridere. Mi sto suicidando, mi sa, perché mi fa ridere a me. Non conta niente il fatto che io non abbia riso. Mi fa molto ridere. È divertentissimo. Io non sto sorridendo. Sono serissimo. Ma perché fischi mentre parli? Non fischio! No, stai fischiando, nonna. Non la far arrabbiare. Ma sta fischiando! Hai fischiato 2 volte. Nonna, e dimmi, hai mai avuto la candida? La faccio tutto per i nipoti miei. Anche la candida gli dai? Sì. Per Natale. Ti ricordi come l'hai presa da nonna la candida? Sì. Era un 69 verticale, te lo ricordi? Sì. E la nonna ti teneva in braccio, lo sai? Sì. Sono a casa tua perché ti sono venuto a trovare, ti sei schiantato in un museo, vero? Sì. Con la testa nel muro e hai trapassato... Ah, perché tu dici che è una testa che è entrata dentro al quadro? Sì, tu sei... Ah, in quel senso, sì. Ok. Stavi in macchina e in motorino. Guarda questo. Scusa, come digiti dei numeri su questa cosa? Acqua calda e chiama te. Come si attacca? Bastardo! Mannaggia la miseria, non ho riso. Mi sono solo cagato sotto. E tra l'altro non per il suono, per te. Luca, mio padre è una guardia. E da piccolo mi vestiva da carabiniere. Qua pigliavo già lo stipendio io. Poi ho mollato perché non mi piaceva la vita militare, però in grande uniforme stavo da Dio. E ti occupavi di che settore in particolare? Facevo coi cani antidroga più piccoli, con i cuccioli di cani antidroga. Ma io posso farvi una mia performance di imitazioni? Oh. Allora, questa è l'imitazione di un uomo di 30 anni che ancora non ha imparato a leggere l'orologio. Quello lì con le lancette. Però ci prova. Potresti chiedermi che ore sono? Che ore sono, scusi? Le 3? Questa è la mia imitazione di Topolino che va a farsi un esame della prostata. Questa è la mia imitazione di un prete senza braccia. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Questa è l'imitazione del fratello di Massimo Troisi. Mio fratello era davvero una persona straordinaria e un gran comico. Poi sto lavorando a questo personaggio. È un robot che viene sulla Terra, ha sembianze umane e non deve farsi scoprire che è un robot, ma è un coglione. E si chiama Roborto. E non c'è nessuna attinenza tra il nome Roberto e la parola robot. Quando fanno cin cin, sai che fa Roborto? Gli scappa sempre. A morte gli umani, volevo dire cin cin. Ma perché fanno?
È perché questo loro si però pensano che è da umani. E se tu ti avvicini alla mano, sai che senti? Elio, chiedimi, che ne pensi di Alexa, Roberto? Che ne pensi di Alexa? MC, cioè è un tipo. Chiedigli, Elio, che cos'è l'amore, guarda che fa. Guarda. Che cos'è l'amore? Ah. A 56 mega. Bella questa. Bravo, bravo. Dio mio. Adesso posso bere. Io non lo sapevo questo. Comunque diventeremo pazzi qui dentro. Però ho capito che non era il, mano dura, il quadro. Era. Senti, te ne vai. Hai paura di me, Elio? Molto. Cazzo, cazzo. Oh. Madonna, era da infarto. Saggio. Finiscila! Bellissima. Non vuole partire. Dentro ognuno di voi si nasconde un supereroe. Vediamo quale. Vediamo che supereroi ci sono nei supercomici Lillo, Frank e Ciro. Io volevo scrivermi formica in fronte. E mentre me lo scrivevo allo specchio dico, ma io so scrivere al contrario. Acimrov, guarda là. Guarda che c'è scritto là. Acimrov. Formica, ma che vuol dire? Io sono l'uomo formica. Ah. Uomo formica. Parlo alle formiche, mi vivono addosso e le mando a fare i panini. Dacci una qualche prova. Non ci sono adesso. Dei tuoi non ci poteri. Sono adesso. Ma che panini ti fanno? Mortadella e formaggio. Ah. E io sudo maionese. Stammi lontano. Escono i matanini. Ah. L'uccello col jeans. Tra l'altro scritto benissimo, complimenti. A me perché per noi la scrittura scritto è tutto. Benissimo. Beh. Ah, mi è arrivato il caffè, è vero? Cioè, allora, secondo il tuo ragionamento, no? O ridi o mi metti le mani addosso. Ti metto le mani addosso. Esci in tutti e due i casi. Nel backstage troverete i due costumi da lottatori di sumo. Buon combattimento. Ciao Pepe. Ciro, Frank, preparate. Ah, però fanno ridere. Babbo. Potremmo essere divertenti. Rischieremmo di esserlo. Allora, sai che possiamo fare? Elio, mettiti qua in mezzo. E noi siamo battitori d'asta, però sumo, e ti vendiamo. Stiamo vendendo questo splendido quadro, che è una riproduzione della Mona Lisa. Abbiamo preso uno dei più grandi artisti italiani, che è Elio, che si è prestato ad essere venduto a uno di voi. Si è prestato o è venduto? Si sta vendendo. È vero. Ma è una copia o è l'originale? È una copia, ma Elio originale. Una copia. Questa Elio originale. Non è la Mona Lisa, ma Elio dentro è vero. Sono molto felice che lei abbia acquistato il nostro grazie, prodotto. Grazie mille. Vedo che la segue ovunque. Eh beh, sì, è mio. Mannaggia la puttana. Ah, così proprio? No, scusatemi. Scusami, il disco come lo fai così? Quale disco? È giusto. Severo, ma giusto. Tremavo, dicevo io morido. Però ho tenuto duro. Lillo. Ciao. Adesso sì che si ragiona, ragazzi. Oh. Vuoi sapere quanto ci metto a contare da 1 a 10? Quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12 secondi circa.
Ma è incredibile. Cosa abbiamo fatto grazie alla collaborazione? No, no! 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 Sei ufficialmente eliminato da LOL. Grande Frank, bravo! Frank? Sì? Hai voglia di andare sul palco? Certo. Artiglieria pesante. Ok. Vai, vai. Vai Frank, tendili. Eccolo. Ciao Elio. Io posso ridere adesso. Che bastardo. Mi è venuto a portare un po' di allegria. Fissati sugli altri. Ma perché devi prendere me, scusa? Prendi gli altri. Rosso. Chi è stato? È incredibile. Lui ha fatto ridere me, io ho fatto ridere lui. Siamo pronti per stare insieme tutta la vita. Il bene che ti voglio.